Ragazze, allora benvenute nella rubrica più attesa della settimana, ovvero i Top of the Week, sempre in collaborazione con le mie due colleghe stupende, Very Bruno, ovvero Federica, e Ciotolina, ovvero Daniela. In questa settimana abbiamo aggiunto anche altre tre domande, ovvero il rossetto più usato della settimana, l'ombretto più usato della settimana e l'acquisto della settimana. Inizio subito con i 5 prodotti top più utilizzati della settimana. Inizio sempre con questo qui, che ormai vi avrò fatto due palle appese, però fa parte del mio progetto smaltimento prodotti ed è la base illuminante di Debbie, che trovai in offerta a 3 euro d'acquasapone. Sto cercando di terminarla, ma è un prodotto immortale, davvero. Quando penso che sta lì per finire, continua ad uscire prodotto, quindi fin quando non finirà, utilizzo questa come, diciamo, primer viso illuminante, quindi sempre e soltanto lui, purtroppo ve lo appioppo anche questa settimana. Poi un altro prodotto, sempre per quanto riguarda la base che ho utilizzato tanto, è il fondo della Pure Skin di Essence, questo qui, ed è lo 03 Nude. Che, come potete vedere, ho utilizzato tantissimo. Mi piace molto perché è molto molto leggero, ha un'alta copresa. Infatti, sicuramente quando finirà andrò a comprare il Soft Touch Mousse, che sarebbe il nuovo tipo di questo fondo qui, perché davvero mi piace molto, mi soddisfa molto come effetto perché è bello coprente, dura a lungo, non secca la pelle, davvero ottimo. A volte non utilizzo neanche il correttore perché è davvero molto molto coprente, mi piace tantissimo. L'unica pecca che secondo me ha questo prodotto è il packaging, perché è un po' scomodo. Infatti devo riuscire a prelevare tutto, insomma, tutto il prodotto che si è accumulato nei bordi, quindi il packaging non mi piace molto. Secondo me se fanno quelli lì tipo con la pompetta è meglio. Poi, un altro prodotto che ho utilizzato tanto è l'eyeliner per sopracciglia di Wycon. L'ho utilizzato, diciamo, anche durante la settimana, anziché la matita, e mi sta piacendo tanto. Veramente, un ottimo, ottimo prodotto. Non sbava, dura a lungo ed è quello che mi vedete. Fa un bellissimo effetto, modulabile, sia per un effetto un po' più naturale, basta applicare poco prodotto solo per delineare bene le sopracciglia, oppure se volete un effetto tattoo come me. Basta insistere un po' per prelevare un po' più di prodotto e lavorarlo per avere questo effetto. Il mio è nella tonalità 04 caffè, ci sono varie tonalità e ad esempio Iride o Make Up in 87 ne ha presi due di questi per miscelarli e creare il suo colore proprio di sopracciglia, quindi davvero c'è una vasta gamma di scelta per quanto riguarda i colori e porta anche il pennellino che io non ho utilizzato perché è davvero, insomma, migragnoso e inutile secondo me. Ho pensato però di utilizzarlo per le labbra perché è adatto, insomma, è piatto e secondo me si può utilizzare. Ora vediamo. Poi, un altro prodotto che ho utilizzato tanto è questo eyeliner della Paris Memories, che devo dire la verità, per i trucchi di tutti i giorni, senza nessuna pretesa, lo consiglio perché secondo me ha un costo basso. Questo qui me l'ha comprato Mara perché da me la Paris Memories non c'è. Ne ho sentito parlare molto bene da Mia, Gnappetta, e ho voluto provarlo. L'unica cosa che ho riscontrato è perché, ad esempio, se vi lacrima l'occhio, tende a scoiarsi e praticamente vi fa le chiare nere qui perché l'eyeliner si scioglie, quindi se avete un occhio che lacrima spesso non vi conviene neanche acquistarlo. Io per esempio ho notato, perché quando è stato? Ah sì, perché ho pianto praticamente quando, perché io mi vedo gli sceneggiati, come sapete, peccato e vergogna, e praticamente la fi quando, insomma, non mi ricordo chi è morto, comunque mi sono messa a piangere perché io sono fatta così, purtroppo sono così, prendo e piango. E ho notato proprio che ai lati qui mi si era sciolto tutto il prodotto e mi si era squagliato. Un effetto non molto molto bello, però per il prezzo che ha, per i trucchi di tutti i giorni, senza pretese, lo consiglio alle ragazze che non tendono a lacrimare con l'occhio, perché sennò esce un pastrocchio, non è male.
perché ha un bellissimo nero, il pennellino è abbastanza flessibile, ha un costo molto basso, quindi lo potete provare ed è lo 01 Black. Il packaging è argentato con il tappino, insomma, che riprende il colore dell'eyeliner. Poi, come ultimo prodotto, ho utilizzato moltissimo la Balm Jovi di The Balm. Io amo follemente questa palette. Infatti, l'avrò comprata quando non se la cagava nessuno. Si può dire, infatti, le recensioni di questa palette l'ho trovata soltanto su qualche canale di qualche youtuber o inglese o americana, perché davvero non se la cagava nessuno. Poi, dopo un poco, ha preso piede perché davvero merita. Cioè, rispetto alla Nude The Tude, io vi consiglio questa perché è davvero stupenda. Il packaging è in cartone, magnetico, ha questo specchio a cuore troppo 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 figo. E questi sono gli ombretti. Come potete vedere, adagio, che è questo qui, è super super consumato, cioè a breve tocca la cialda. E ho utilizzato molto Allegro, che è questo marroncino, che l'ho utilizzato anche per questo trucco per sfumare. Questo colore qui l'ho utilizzata per tutta la settimana, anche se non ho utilizzato lei, ho preso sempre Allegro da questa palette. Ho utilizzato un po' anche il blush, che è il Pop Pop Don't You Want Me. E poi l'illuminante pure stupendo di questa palette, davvero bellissima. E poi porta anche dei gloss che non mi piacciono, sinceramente. L'unica pecca di questa palette sono sti gloss inutili. Potevano fare qualche altro tipo di prodotto un po' più utile, secondo me. Anche degli eyeliner in gel, sempre fatti in cialda. Secondo me era proprio il pezzo sta palette. Vedete sotto com'è bellina, che porta insomma i consigli per i vari look. Davvero bellissima. Anche questo blu, vedete. Con tutti questi glitter l'ho utilizzata davvero tanto, i nomi sono spettacolari, davvero bellissima questa palette. Dietro porta insomma tutti i nomi, bella bella bella. Poi, come rossetto della settimana, ho utilizzato questo qui che mi vedete. Vi ho girato il video di questi prodottini qui, non vi preoccupate, ed è della Collection Professional. Ed è un rossetto matte lipstick numero 09 Light Pink. È bellissimo, davvero stupendo. Questo è in stick e così è sulle labbra, davvero molto molto bello, super idratato, nonostante sia matte. Io ci metto sempre la matita di Wycon, quella lì per contorno labbra, trasparente. Oltre al contorno faccio pure tutte le labbra. Poi applico il rossetto, mi dura tantissimo, mi mantiene anche ben idratate le labbra, mi ci sto trovando davvero divinamente con questa combo. E sto rossetto è stupendo, vedete che bel colore. Molto 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 bello. Poi, come altro ombretto, diciamo, più utilizzato della settimana, ho ricevuto insomma questi prodotti e li ho testati, però l'ombretto che ho utilizzato sempre in ogni trucco è questo qui. Non vi preoccupate, vi farò vedere anche questa meraviglia nel video. È questo, che praticamente sarebbe il numero 08 beige. Questo qui per illuminare il condotto lacrimale e l'arcata sopraccigliare come in questo trucco, perché è un colore davvero stupendo come tutta la palette del resto. Io sono innamorata persa di questa palette, infatti come potete notare l'ho utilizzata tutta tranne il grigio e il bianco, ma poi ho pucciato tutti i colori, anche questi qui che non si vedono, però li ho utilizzati questo qui per il trucco di ieri e questo per i trucchi di oggi e anche il viola. No, sono estasiata da questa palette. Poi vi farò vedere tutti i loro prodotti. In realtà sono estasiata da tutti i loro prodotti perché davvero meritano. E pensate, il rossetto della Collection Professional, ve lo dico qui perché nel video sulla Collection Professional ho dimenticato di dirvelo, costa soltanto 4 euro, davvero pochissimo ed è molto molto bello. La palette 15 euro.
Poi vi faccio vedere tutti i prodotti che ho ricevuto perché ho avuto modo di collaborare con questa azienda. Vi ho fatto un video apposito con tutte le varie informazioni. E come profumo? Ah, l'acquisto della settimana è questa camicia di jeans, semplicissima. Sono contenta perché mi entra sul seno, perché solitamente tutte le camicie di jeans sul seno mi vanno strette. E niente, è molto molto carina. Ci ho messo su questa collanina che ho preso da Telly, pagata una miseria, tipo 2-3 euro durante saldi. Insomma, sono molto molto contenta di questo acquisto perché è super super sfruttabile, sia come giubbettino, diciamo, per l'estate, per le serate un po' più fresche, ma qui è impossibile perché si schiatta di caldo, ma anche insomma per la primavera, anche adesso da sopra un maglioncino. Cioè è molto molto carina questa, la camicia di jeans. Ho sempre voluto prenderla, adesso insomma l'altro giorno l'ho presa, sabato se non erro. Insomma, mi piace tanto. E poi il profumo che ho utilizzato è questa qui, questo qui di Givenchy, Angel Eau de Mon Le Secret. Come potete vedere, ormai è arrivato al termine. Questo qui me l'ha regalato il mio fidanzato l'anno scorso per Natale, con tutta la confezione, eccetera, eccetera. È davvero buono. È un profumo molto sensuale, molto sexy, bello, fresco. Io volevo l'Angel Eau de Mon, che è molto più forte come profumo, perché come sapete io adoro i profumi belli, forti e intensi, però era finito e mi ha preso questo qui, Le Secret, che è leggermente più dolce, più... no, non è che è leggermente più dolce, è più fresco come profumazione e intensa allo stesso modo, però è meno, insomma, forte come fragranza. E insomma ho utilizzato questo qui, tra l'altro un packaging stupendo, cioè una bozzetta troppo troppo bellina, bello bello bello. E questo qua, se non erro, è il 30 ml o è il 50, non vi so dire se è il 30 ml o il 50, perché non si capisce. 30 ml, 30 ml questo qui. E poi la canzone della settimana ve la faccio sentire, ma tanto la conoscete perché ha vinto il Festival di Sanremo Giovani, il Vanto di Salerno, Rocco Hunt, mio compaesano, compaesano, e ve la faccio sentire. Se, penso, voglio dire che sicuramente l'avete sentita. Molto molto bella come canzone, mi è piaciuta tanto, pur essendo diciamo una canzone rap, ha all'interno dei significati importanti, soprattutto per il sud, per il nostro paese. L'unica cosa che mi ha dato letteralmente sui nervi è come l'hanno presentata, insomma, a Sanremo. Con questo fatto, cioè il tizzetto la volevo prendere, la volevo sbattere in faccia al muro, sinceramente, perché allora. Non penso che il titolo era così difficile da pronunciare o da sottolineare così forte, insomma, per la cadenza. Io ho visto soltanto Rocco Hunt perché, insomma, è il nostro compaesano. E ho visto, insomma, Salì Tizzetto che stava lì a sottolineare è un giorno buono, è un giorno buono. Cioè, il buono è scritto in italiano, quindi tu potevi dire è New York buono, perché buono è in italiano. A parte il fatto che mi ha dato fastidio anche perché ha dovuto cambiare la canzone, perché l'ha italianizzato un poco, perché quella lì era, diciamo, quasi tutta in napoletano, salernitano, insomma, il nostro dialetto, e mi ha dato fastidio anche perché, voglio dire, ho visto l'inizio del festival che Ligabue ha cantato una canzone di André, che per carità, di André, quello che è, però l'ha cantata nel dialetto suo, che non so neanche che caspita di dialetto è, e non si capiva niente. Io pensavo che era straniero, cioè che era inglese, roba di questo tipo, e mia mamma mi ha detto: ma no, che dici, quello è il dialetto loro, di non so che caspita di regione sta questo. Quindi, voglio dire, un dialetto nostro non è tutta sta gran cosa che non si capisce, che non è questo, che non si capisce. Tutti a puntare il dito contro il nostro dialetto, il salernitano e il napoletano, quando secondo me si capisce, i dialetti peggiori sono altri. Cioè, io per tutto per la Puglia, tutto il bene che voglio, ma io i baresi non li capisco proprio, davvero, non li capisco proprio. Mi sono anche applicata, perché quando sono andata in Grecia abbiamo fatto amicizia con dei baresi, ma non si capisce niente, niente di niente. Il nostro dialetto si può essere un po'
volgare, la cadenza, eccetera, eccetera, però si capisce, cioè io ca mi capiscono, voglio dire, non è niente di eclatante, è barese, capisci? Niente. Adesso ve la faccio sentire se il mio telefono mi assiste. E faccio anche io un omaggio al mio compaesano Rocco Anto, vanto di Salerno, che ha tenuto anche a specificare che era di Salerno, quanto è carino. Abbiamo anche qui l'annuncio pubblicitario del Popolo del Sud. Ci penetra dalla finestra, quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva, questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire, la strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi, questa mattina per fortuna la storia. Ecco, detto questo. Ci tengo a precisare che noi siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Noi siamo, se non sbaglio, l'abbiamo eliminato, credo. Comunque, per me è sempre peccato e vergogna perché io venerdì non ho visto la puntata, me la sono andata a rivedere. Quindi quello mi sono vista per televisione, poi niente di che a parte la mia Roma. E detto questo, ragazzi, vi mando un bacio forte, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Saluto le mie due colleghe bellissime, Daniela e Federica. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata al loro video perché, come sempre, sono davvero troppo troppo carine. E ci vediamo prestissimo con il prossimo video. Ciao ragazze!